Avevamo lasciato Davide Calabria così, con i pugni rivolti al cielo di Bergamo, mentre esultava per il raggiungimento di una qualificazione in Champions League col Milan che da anni e anni stava inseguendo. Felice, soddisfatto, orgoglioso di se stesso e dei suoi compagni. Tutto faceva presagire che la sua estate sarebbe stata incredibile, forse la migliore della sua vita. Poi però qualcosa è accaduto, e la sua estate ha iniziato a prendere una piega che in pochi si potevano attendere. Innanzitutto, nonostante sia stato il miglior terzino destro del campionato, il CT dell'Italia Roberto Mancini ha deciso di non convocarlo in nazionale, privandogli della possibilità di far parte di un gruppo che sta scrivendo la storia del nostro calcio. Certo, Davide poteva aspettarselo, visto che mai era stato chiamato in causa da Mancini, ma un po' deve far male vedere gente con cui sei cresciuto essere lì felice mentre tu sei a casa. Locatelli, Donnarumma, Cristante, tutta gente che con Davide ha condiviso parte del percorso nelle giovanili del Milan e che ora sta facendo suonare un paese intero. Mentre lui, nonostante i grandi meriti, si è dovuto limitare al ruolo di primo tifoso. Quando Davide ha saputo che non avrebbe preso parte alla spedizione azzurra, poi, ha deciso di sottoporsi a un intervento per rimuovere un'ernia che da tempo gli stava dando dei problemi, provando a lasciarsi alle spalle un fastidio che forse l'aveva limitato ultimamente. E mentre dimostrava amore incondizionato per il Milan, tanto da decidere di subire un'operazione il prima possibile pur di poter tornare prima ad allenarsi, ecco che due dei suoi compagni di squadra il Milan lo abbandonavano. Uno aveva condiviso con lui il sogno di giocare in prima squadra, l'altro era stato uno di quelli con cui Davide aveva giocato più partite al Milan negli ultimi 4 anni. E nel momento in cui entrambi partirono verso altri liti, una domanda sorse spontanea nell'ambiente Milan: ma ora succederà anche con Davide Calabria? Le richieste di Davide sembravano ragionevoli e tutti si aspettavano un rinnovo in tempi brevissimi, ma di settimana in settimana le incertezze aumentarono. Mentre anche le voci su che sì si facevano sempre più insistenti, aumentava il dubbio che anche il rinnovo di Calabria sarebbe potuto diventare un problema. Che sì chiedeva cifre da top player, Calabria invece un aumento rispetto a un ingaggio che ormai poco c'entrava con lo status che per oltre un anno aveva raggiunto. Nessuna notizia, solo qualche leggera voce su una fumata grigia e su una leggera distanza tra le parti. Il Milan, che non scendeva mai a compromessi, avrebbe colmato quella distanza? Dubbi, domande, misteri. Perdere Calabria a zero sarebbe stato un segnale nero, nerissimo. Se fosse successo, chi avrebbe avuto più fiducia in Milan? Quando un giocatore nato nella tua squadra, passato dall'essere perennemente criticato ad essere il nuovo idolo dei tifosi, oltre che un leader in campo, devi fare di tutto, o quantomeno tutto il ragionevole per tenerlo. Silenzi, attese. O forse, tutto era semplicemente già fatto e non c'era nulla da dire. E quindi, semplicemente, ecco che le voci sul rinnovo trovano conferme il giorno del raduno del Milan, al quale Davide si è unito un giorno prima degli altri. Semplicemente, forse, è la parola giusta. D'altronde, è bello creare storie misteriose intorno ai calciatori, e lo ammetto, mi diverte un sacco, ma Davide Calabria è l'emblema della semplicità. Un ragazzo comune che sta vivendo il sogno di chiunque e che vuole fare di tutto per farlo durare il più lungo possibile. Non chiede cifre astronomiche, ma si accontenta con le solite virgolette che devono esserci ogni volta che parliamo di stipendi milionari. Sa che ci ha messo anni e anni per arrivare fino a qui e non ha intenzione di buttare tutto rischiando di rovinarsi la carriera. Non perché abbia paura delle sfide, ma perché la sua sfida e i suoi obiettivi sono tutti qui, a Milanello. Ha trasformato le panchine in titolarità, ha trasformato i fischi in commenti positivi sul web. Ora non vede l'ora di poter trasformare i commenti virtuali in standing ovation reale a San Siro. Parlare bene di Davide Calabria ormai è diventato una costante di questo canale, forse perché come Davide credo anch'io che alla fine la semplicità sia alla base di tutto. Puoi provare a creare storie intricate, misteri, diavolerie di ogni sorta, ma alla fine certe cose filano in modo lineare. Davide Calabria ha rinnovato col Milan e in un'estate in cui altri hanno fatto altre scelte, quella di Davide rischia di sembrare una cosa strana, ma non lo è. È la normalità quando è il Milan nelle vene. Dopo una stagione da protagonista, Davide è pronto a ripartire a mille all'ora, tenendosi stretto il Milan dopo che per anni e anni ha lottato per averlo. La fascia da capitano quest'anno la indosserà varie volte. Probabilmente se giocherà come ha fatto lo scorso anno segnerà diversi gol. L'europeo è andato, ma il mondiale è lì e può ancora prendersi. Tutto questo semplicemente correndo, impegnandosi e lottando per la maglia che ha sempre sognato di poter indossare. E se anche voi volete la maglia di Calabria e non volete spendere tanto, visitate il sito www.siccalcio.com, dove potrete trovare queste e altre maglie a prezzi davvero convenienti. Inoltre, se utilizzerete il mio codice AC avrete uno sconto ulteriore del 15%. E con un ordine pari a 70 euro riceverete anche la spedizione gratuita. Io la maglia di Davide l'ho presa 2 settimane fa perché non ho mai avuto dubbi su di lui e onestamente vi consiglio l'acquisto. Cosa state aspettando? Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale, lasciate un like, ci vediamo al prossimo video. Ciao!